mari. Nel tuo nome abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti nel mio arco non ho confidato, se non la mia spada mi ha salvato. Ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. In Dio ci gloriamo ogni giorno, celebrando senza fine il tuo nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra, Signore, e la luce del tuo volto hanno salvato i nostri padri. Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornerete a Lui. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, e più non esci con le nostre schiere. Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari e i nostri nemici ci hanno spogliati. Ci hanno consegnato come un macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni, hai venduto il tuo popolo per niente, sul loro prezzo non hai guadagnato. Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo. L'infamia mi sta sempre davanti e la vergogna copre il mio volto. Per la voce di chi insulta e bestemmia davanti al nemico che brama vendetta. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore non vi nasconde il suo volto se voi tornate a Lui. Destati, Signore, non respingerci per sempre. Tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato. Non avevamo tradito la tua alleanza. Non si era volto indietro il nostro cuore. I nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero, ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce i segreti del cuore. Per te ogni giorno siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione. Poiché siamo prostrati nella polvere, il nostro corpo è stato terra. Sorgi, vieni il nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Estati, Signore, non respingerci per sempre. Irradia su di me la luce del tuo volto. Insegnami sapienza, o Signore. Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Paolo, Silvano e Timoteo,
alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, ed è ben giusto. La vostra fede, infatti, cresce rigogliosamente e abbonda la vostra carità vicendevole, così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio per la vostra fermezza e la vostra fede in tutte le persecuzioni e tribolazioni che sopportate. Questo è un segno del giusto giudizio di Dio che vi proclamerà degni di quel regno di Dio per il quale ora soffrite. È proprio della giustizia di Dio rendere afflizione a quelli che vi affliggono e a voi che ora siete afflitti sollievo insieme a noi quando si manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza in fuoco ardente a far vendetta di quanti non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù. Loro saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà per essere glorificato nei Suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Questo accadrà in quel giorno. Anche per questo preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Dio non ci destina alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo di Gesù. Egli è morto per noi, perché viviamo insieme con Lui. Verrà il Signore e sarà glorificato nei Suoi santi. Sarà riconosciuto mirabile in quelli che hanno creduto. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Sarà riconosciuto mirabile in quelli che hanno creduto. Dalle catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, Vescovo. Senza dubbio ogni azione di Cristo è fonte di gloria per la Chiesa Cattolica, ma la croce è la gloria delle glorie. È proprio questo che diceva Paolo: lungi da me il gloriarmi se non nella croce di Cristo. Fu certo una cosa straordinaria che quel povero cieco nato riacquistasse la vista presso la piscina di Siloe, ma cosa è questo in paragone dei ciechi di tutto il mondo? Cosa eccezionale e fuori dell'ordine naturale che Lazzaro, morto da ben 4 giorni, ritornasse in vita, ma questa fortuna toccò a lui e a lui soltanto. Che cosa è mai se pensiamo a tutti quelli che sparsi nel mondo intero erano morti per i peccati? Stupendo fu il prodigio che moltiplicò i 5 pani fornendo il cibo a 5.000 uomini con l'abbondanza di una sorgente.
Ma che cosa è questo miracolo quando pensiamo a tutti coloro che sulla faccia della terra erano tormentati dalla fame dell'ignoranza? Così puro fu degno di ammirazione il miracolo che in un attimo liberò dalla sua infermità quella donna che Satana aveva tenuta legata da ben 18 anni. Ma anche questo che cosa è mai in confronto della liberazione di tutti noi, carichi di tante catene di peccati? La gloria della croce ha illuminato tutti coloro che erano ciechi per la loro ignoranza, ha sciolto tutti coloro che erano legati sotto la tirannide del peccato e ha redento il mondo intero. Non dobbiamo vergognarci dunque della croce del Salvatore, anzi, gloriamocene, perché se è vero che la parola croce è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, per noi è fonte di salvezza. Se per quelli che vanno in perdizione è stoltezza, per noi che siamo stati salvati è fortezza di Dio. Infatti non era un semplice uomo colui che diede la vita per noi, bensì il Figlio di Dio, Dio stesso, fattosi uomo. E una volta quell'agnello immolato, secondo la prescrizione di Mosè, teneva lontano l'angelo sterminatore, non dovrebbe avere maggiore efficacia per liberarci dai peccati l'agnello che toglie il peccato del mondo? Se il sangue di un animale irragionevole garantiva la salvezza, e il sangue dell'unigenito di Dio non dovrebbe recarci la salvezza nel vero senso della parola? Egli non morì contro la sua volontà, né fu la violenza a sacrificarlo, ma si offrì di propria volontà. Ascolta quello che dice: io ho il potere di dare la mia vita e di poter riprenderla. Egli dunque andò incontro alla sua passione di propria volontà, lieto di un'opera così sublime, pieno di gioia dentro di sé per il frutto che avrebbe dato, cioè la salvezza degli uomini. Non arrossiva della croce perché procurava la redenzione al mondo, né era un uomo da nulla colui che soffriva, bensì Dio fatto uomo e come uomo tutto proteso a conseguire la vittoria nell'obbedienza. Perciò la croce non sia per te fonte di gaudio soltanto in tempo di tranquillità, ma confida che lo sarà parimente nel tempo della persecuzione. Non ti avvenga di essere amico di Gesù solo in tempo di pace e poi nemico in tempo di guerra. Ora ricevi il perdono dei tuoi peccati e i grandi benefici della donazione spirituale del tuo Re, e così quando si avvicinerà la guerra combatterai da prode per il tuo Re. È stato crocifisso per te Gesù, che nulla aveva fatto di male, e tu non ti lasceresti crocifiggere per lui che fu inchiodato sulla croce per te? Non sei tu a fare un dono, ma a riceverlo prima ancora di essere in grado di farlo, e in seguito, quando vieni a ciò abilitato, tu rendi semplicemente il contraccambio della gratitudine, sciogliendo il tuo debito a colui che per tuo amore fu crocifisso sul Golgota. L'annunzio della croce è stoltezza per quelli che si perdono, per noi chiamati alla salvezza e potenza di Dio. Predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, per noi chiamati alla salvezza e potenza di Dio. Fin dal mattino Dio, fai sentire il tuo amore per noi. Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. Per la tua giustizia, rispondimi.
non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fin dal mattino, o Dio, fai sentire il tuo amore per noi. Il Signore farà scorrere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni, succhierete con delizie l'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore, ecco io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bambini saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose, come erba fresca. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore farà sorgere su Gerusalemme un fiume di pace e di salvezza. È bello cantare al nostro Dio, dolce e lodarlo. Lodate il Signore, è bello cantare al nostro Dio. Sale il cuore a farlo.
È bello cantare al nostro Dio, dolce e lodarlo. Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo Thank you.
dà al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati. Uniti nella lode divina, lodiamo Dio nostro Padre, che ha salvato il suo popolo, e diciamo con fede: Tu sei la nostra vita, Signore. Benedetto sii Tu, o Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai rigenerato a una speranza viva mediante la risurrezione del Tuo Figlio. Tu sei la nostra vita, Signore. Nel Cristo hai rinnovato l'uomo creato a Tua immagine, rendici conformi all'immagine del Tuo Figlio. Tu sei la nostra vita, Signore. Guarisci l'umanità ferita dall'invidia e dall'odio, trasformaci con la carità che è dono dello Spirito. Tu sei la nostra vita, Signore. Dà il lavoro agli operai, il pane agli affamati, agli afflitti la gioia, a tutti gli uomini la grazia e la salvezza. Tu sei la nostra vita, Signore. Signore, fa che i giovani non si scoraggino di fronte al problema della disoccupazione, ma crescano in un cammino di responsabilità e creatività per rispondere alla Tua chiamata. Tu sei la nostra vita, Signore. Padre nostro,